congresso l'associazione Casse di Risparmio. Parla il dottor Menichella, governatore della Banca d'Italia. I problemi del risparmio interessano Vanoni. Campilli e Medici, dopo il discorso del presidente professor Giordano Dell'Amore, sono i primi a congratularsi. Quest'anno il congresso coincide con l'inaugurazione in Roma della nuova sede nazionale dell'associazione. Non è un'ora di punta. I cittadini di San Francisco prendono d'assalto il tram per salvarlo. Firmano, come sta scritto sui cartelli di un apposito comitato, una petizione affinché i più classici tram col filo non vengano sostituiti dall'autobus. Da 80 anni salgono e scendono la collina, dolcemente stridendo sulle rotaie, gemendo sulle curve. Sono una tradizione divenuta poesia. Sulla piattaforma del capolinea devono continuare a rimettersi in cammino. Sarebbe un peccato se questo diventasse un tram che si chiama nostalgia. Primo spettacolo, la moltitudine. Per la gran serata della primavera romagnola all'arena di Forlì, 7 o 8 mila persone. La giuria è riunita al completo. Le candidate sono splendidi esemplari della Romagna Solatia, dolce paese. Avremmo detto anche noi che Greta Valbonesi doveva diventare la bella romagnola. La fatidica sciarpa le è conferita dalla Marchesa de Calvo. Senza invidia, le rivali hanno cospicui titoli per sorridere.